riguardo alle mamme, ai papà, alle nonne, ai nonni, alle educatrici, alle maestre, in generale a tutte quelle persone che si occupano di bambini. Sicuramente vi sarà capitato di proporre qualche bellissima attività con la pittura, ma ogni volta il contenitore dove inseriamo il colore si rovescia, il pennello cade in terra e quindi tutto inevitabilmente si sporca. Oggi ho pensato di creare insieme a voi un utilissimo contenitore portatempera, ma anche portapennello. Eccolo qua. Vedete? È molto semplice da utilizzare. Nel bicchiere si può inserire la tempera. E poi il pennello si può estrarre e reinserire facilmente. Anche nel caso di caduta non succede assolutamente nulla. Proviamo a crearlo insieme. Avremo bisogno di pochissimo materiale. Ci servirà solamente un bicchiere di plastica, possibilmente trasparente, come questo. Un palloncino, possibilmente dello stesso colore della tempera che andremo ad inserire all'interno del bicchiere, appunto del colore, un paio di forbici e un pennello. Come prima cosa prendiamo il palloncino e andiamo a togliere con le forbici la parte finale. Quella dove si soffia per gonfiarlo, per intenderci. Dopodiché dovremo andare ad inserirlo proprio sopra il nostro bicchiere. Ora vi faccio vedere. Una volta inserito il palloncino sul contenitore di plastica, quindi sul bicchiere, sono andata a fare semplicemente con le forbici un piccolo forellino. A questo punto posso andare ad inserire il pennello. In questo modo. Vedete? Il bicchiere può cadere, lo possiamo ruotare, possiamo metterlo a testa in giù, scuoterlo e assolutamente non uscirà nulla. Una volta che dobbiamo utilizzare il pennello, possiamo semplicemente tirarlo fuori, vedete che è sporco, e poi reinserirlo al suo interno e niente più si sporcherà. Spero che questo tutorial vi sia utile e vi mando un grande abbraccio. Ciao!